Allora, in questa giornata abbiamo da fare esattamente due cose. Prima cosa, ci dobbiamo procurare due sedioni per poter iniziare la costruzione del portale. Allora, visto che stiamo in una zona che si sta popolando di creeper e di zombie in una continuazione, ci dobbiamo guardare bene intorno. Posizioniamo, come vedete, la pietra rossa e adesso lasciamo libera la possibilità alla lava di cadere attraverso il nostro meccanismo. La lava, toccando la pietra rossa e toccando l'acqua, si muterà in ossigeno. È un lavoro rapido la creazione dell'ossidiana con questo sistema. Però procurarci i blocchi di ossidiana non sarà così semplice. Perché anche se abbiamo un piccone con efficienza 1, ci vorranno almeno 7-8 secondi per sfondare ogni blocco di ossidiana. E visto che ci troviamo in una posizione tutt'altro che facile, dobbiamo essere molto cauti. Con questo sistema dovremmo ricavare 8 blocchi per ogni caduta di lava. Per cui dovrebbero bastare 8 blocchi per poter, diciamo, creare il portale. Lo so, rompere l'ossidiana può definirsi una cosa tediosa da vedere, ma se velocizzassimo anche questo punto, sto video diventerebbe cortissimo. Invece riteniamo che sia una cosa molto buona far sì che voi che guardate questo video vi godiate ogni singolo secondo di noi che iniziamo questo lavoro. Diciamo che i primi 8 blocchi sono pronti. E adesso ne mettiamo altri 8 da fare. Una cosa che avrebbe dovuto fare Paradosso è mettere dei gradini o comunque una scala, anche sui lati, in modo da permetterci di salire senza fare tutte queste acclimazioni. Ripetiamo a tutti gli spettatori che la serie si fermerà al 70° episodio, visto che l'unica cosa che rimarrebbe da fare sarebbe uccidere gli Enderman e raggiungere il Rend e finire il gioco. Ma sinceramente, in modalità hardcore, avere la pretesa di sconfiggere un Ender Dragon senza morire neanche un volto equivale a sognare. Per quanto uno possa essere bravo, avere tutte le armi potenziate, avere tutte le armature potenziate, presumo che sia assolutamente impossibile finire Minecraft con la moda hardcore, a meno che uno non usa qualche trucco. Ma visto che in hardcore usare trucchi è praticamente impossibile, ritengo che sia da scartare la visita nel mondo. Oppure potremmo anche andare nel mondo, magari per raccogliere un po' di materiale, ma non so se sia il caso. Nel frattempo abbiamo raccolto abbastanza pezzi di ossidiana per poter creare
importante. E visto che questa zona mi sembra sufficientemente grande per ospitare il nostro passaggio interdimensionale per il regno dei Delfini, presumiamo che potremmo fare tranquillamente qui, una volta che abbiamo eliminato tutte queste erbacce che esteticamente non sono venite. Adesso costruiamo un definibile perimetro, una parola più adatta, incassato, in modo da poterci appoggiare dentro i blocchi di catrisco che faranno da base per il perimetro in cui si estenderà il portale e la recinzione che dovrà essere creata. Proviamo una recinzione per due motivi. Il primo motivo è per impedire ai mondi di questa terra di entrare nel portale anche accidentalmente. Seconda cosa, per impedire ai mob del Nether, la maggior parte sono i zombie, che hanno l'abitudine di girare da tutte le parti e potrebbero, come già capitato in altri gameplay, entrare nel portale e venire teletrasportati in questo mondo. La cosa è un po' fastidiosa. Sì, è vero, questo tipo di zombie non attacca se non viene prima attaccato. Però il problema è che non attacca nessuno, attacca il gruppo. Ecco fatto, abbiamo fatto passare la notte. Controlliamo sempre che non ci siano le impotenze. E per fortuna non ci sono. E adesso ricominciamo la costruzione del portale. Prima però ci conviene procurarci parte dei materiali che dovremo utilizzare per la costruzione del portale. Una cosa che dobbiamo procurarci sono i recinti. Probabilmente ne faremo sia in pietrisco che in legno. Quelli in pietrisco saranno la difesa principale intorno al portale. Quelli in legno probabilmente la difesa secondaria che servirà più che altro per tenere lontani i mondi di questo mondo. Purtroppo non terranno lontani i danni, ma da quello che so di questo gioco i danni sono sufficientemente furbi da stare lontani dal portale, perché probabilmente morirebbero subito. Ok, possiamo cominciare a costruire il muretto. Con precisione non ho idea di quanti strati deve essere fatto, ma probabilmente per renderlo adeguatamente sicuro, tre livelli dovrebbe essere sufficiente come altezza. Sia chiaro, in questo momento stiamo facendo un po' la costruzione a cazzo di cane, non è che siamo molto ordinati, ma man mano che il lavoro procederà correggeremo eventuali errori che abbiamo potuto commettere durante la fase di creazione. Come vedete sto cercando di evitare di sbuffare direttamente sul microfono, perché si ha l'effetto di una soffiata sopra la punta, fastidioso. E soprattutto diventa anche molto rompiscato dover correggere il file audio che mi risulta. Tenere sempre che non devo solamente unire l'audio e sottofondo musicale, ma dobbiamo anche bilanciare l'audio che è registrato con il video principale. E alcune volte, come già spiegato, potrebbe risultare sfasata la descrizione con l'azione intrapresa. Facendo il nostro conto, non siamo tecnici del suono, non siamo tecnici audio,
Facciamo questo a livello amatoriale. Il mio lavoro non è un tipo di nessuno. Io mi occupo di gestire server online, varie cose. Cioè, lavoro per una ditta che si occupa di questo, quindi magari ho delle agevolazioni, ma niente di più. Per cui non sono un tecnico e so fare quello che faccio, lo faccio a livello amatoriale, giusto per invitare il mio fratellino a pubblicare i suoi video senza eccessivi fastidi. Per cui se a volte l'audio può essere un po' sfasato oppure non si sente bene, dal fatto che i filtri usati probabilmente hanno in qualche modo sfasato proprio l'audio principale. Di questo chiediamo scusa, ma non abbiamo altra scelta per fare sentire tutto. Allora, come abbiamo pensato, sarà di 3 livelli. Normalmente ogni lato. Ah, non so che si poteva camminare sopra un muretto, così non mi fa fare. Comunque, ora che abbiamo creato il terzo livello, creeremo una copertura in modo da sigillare tutte le possibili entrate. Il quarto livello è pressoché inutile, quindi dovrei distruggere questa parte. Benissimo. Adesso, una volta eliminata la terra, creeremo un passaggio in una copertura anche qua. Ecco, basta semplicemente un altro pezzo e il portale è difeso da tutti gli uguali estranei che volte prendono. Adesso dobbiamo solamente costruire due cancelletti per ogni lato, cioè 4 cancelletti, posizionarli e aggiungere effetto. Sì, ritengo che è il caso di mettere le torce per terra per evitare che durante la notte ospiti non lo vedi esplodere proprio all'interno. Adesso vediamo di finire, possibilmente in giornata. Mi sembra che la misura giusta devi mettere solamente l'ultimo strato sopra e l'ultimo finito. Sì. 2x6 in tre. Sì, va bene così. Fai una colonna di terra e metti il primo corpo. Finalmente mi sei deciso. Ok, tecnicamente la struttura del portale è pronta. Ora bisogna solamente usare l'acciarino e dare fuoco. Ma questa parte pensiamo di farla poi per ultimo. Per il momento è il caso di iniziare la creazione dei cancelletti e anche delle recensioni, possibilmente speriamo di farcela un giorno. Visto che dobbiamo solamente costruire recinti e cancelletti, io approfitterei di questo momento di pausa, perché non ho nulla da dire. E non credo che succederà nello seguito, in quel caso avrò modo di commentare rapidamente. Approfitto di questo momento di relax per accendermi quella che comunemente viene chiamata da quelli che non mi piace, sigaretta. Mi fumo una sigaretta? Sia chiaro, non fumate, è un bruttissimo vizio. È un qualcosa di veramente brutto, vi puzza il fiato, vi lascia l'amaro in bocca, fa male per voi. E nonostante tutto questo, io continuo a fumare, quindi vi fa capire quanto me ne strafrega
Allora, sì, sto finendo, però posso tranquillamente parlare, nessuno me lo aiuta. Il piano paradosso sta creando le scacciate. E mi sembra che non si è accorto di una cosa. Già, mi sembra che non se ne è proprio accorto di questa cosa. Di nuovo, insomma. Per cui, lascia per il tuo... Ah, fai una cosa. Nella prossima situazione, se dovessi fare un metodo della pedana presso dentro, così quando usciamo, i cancelletti si chiudono anche la porta. Ora, che sinceramente non voglio. Se li metti dentro, non come di nuovo possono entrare. Allora, quindi... Ok, il sole è sta quasi al tramonto e le nostre recensioni sono quasi ultimate. Quasi. Mi sa che abbiamo sbagliato i calcoli. Anzi, mi sa che hai sbagliato i calcoli. Mi mancano... Sì, mi mancano i calcoli. Mi manca 1, 2, 3, oltre 3. Ma come mi sono stato montando, però penso che avrei tutto il tempo sufficiente per finire la costruzione delle staccionate e delle cinte. Quindi fai con calma, ma sì rapido. Ecco. Infatti, te la vieni, l'ho detto questo, ci sono già le staccionate nel baule. È perso tempo di tutto. Ma non lo cuore, sicuramente qualche ospite verrà a darti il benvenuto, quindi... volendo volente un po' di lotta dovrei farlo. Quindi se lo stiamo fiaccolando tutto il perimetro per evitare che spoglino mob troppo vicino mentre dobbiamo entrare. Comunque in futuro c'è sicuramente la possibilità che metteremo dei... Eccoli là. Ho detto che avessi dovuto combattere lo stesso. Per il momento ne è esplodato solo uno. Quindi se piazzi un'altra torcia là vicino, dovresti coprire una buona area. Mi sono accorto che la collinetta dove stanno tutti gli allevamenti e i recinti campi arati è molto lunga. Dovremo prima o poi sistemare la cosa. Stavo dicendo, hanno l'intenzione di costruire dei vialetti, delle recinzioni per delimitare la zona in modo senza che ci siano troppi ostili a infastidirci. Con questa visione dall'alto possiamo vedere chiaramente se ci sono pompidoni, ma mi sembra che non ce ne sono. Io avrei un'idea. Andiamocene a casa, dormiamo e domani continuiamo. Che pensi? Ok, signori. Reputo che ormai si è giunto il tempo di finire. Ci vediamo.
qualcosa.